Capitolo 14, altri moventi. Ci avviciniamo alla fine. Il capitolo 15 dovrebbe essere l'ultimo e suppongo ci sarà un boss finale da battere. Adesso vediamo cosa succede in questo capitolo 14. Atterriamo subito con due rocce sullo stomaco, giusto per stare tranquilli. Joseph non muore mai. Ok, inizia proprio qui il capitolo. Scendiamo qua di sotto. Questo gioco mi ricorda sempre di più The Last of Us, ragazzi. Anche in The Last of Us c'era questa scena. Se io scendessi così adesso, probabilmente The Last of Us, cioè, è lui. Ho rubato il biglietto da uno zingaro, quindi spero che vi vada bene, spero che non l'abbia già usato. E prendiamo il nostro classico libretto. Caro Sebastian, lettera di Myra. Se c'è questa lettera, temo sia accaduto il peggio. Significa che le mie indagini si sono avvicinate troppo alla verità. Significa che potresti non rivedermi mai più. Mi dispiace di averti tenuto all'oscuro, ma l'ho fatto per proteggerti dalla verità o dalla mia follia. Ho incluso una copia dei miei file. Spero solo che tu non li debba mai ricevere. Ma se così fosse, sta a te finire ciò che ho iniziato. Ti prego, vendica Lily e me. Ti amo con tutto il cuore, Myra. Ok, direi che ha funzionato, ragazzi. Volevo fare proprio questa azione stealthissima. Però, ok, dopo questa figura di merda, pigliamo anche questo dentro al cesso. Perfetto, possiamo andare. C'è il cugino di Creed. Scusa, eh. Però non è per... Perfetto. Eccolo. Torna indietro? Si è buggato? Vieni qua, ti prendo a pugni, figlio di troia. No, col cazzo. Dio tuo fratello, quel coglione. Che prima o poi gli spacco il culo. Brucia. E mo? Ah, l'asso proprio a manassa. Perfetto. Io andrei di fucile a pompa. Checkpoint, molto bene. Ancora il fratello di Creed? Mortacci tua. Scusa, devo bruciare un attimo il bomberissimo qua. Ok. Ora potete venirmi a stracciare il... No, vabbè, scusate, però siete un po' troppi. Così faccio prima. Ok. Tripla di fuoco alla grande. Oh, sto fai te. Coglione. Boom. Vecchio di merda. Mi è lusciato per un pelo. Eh no, il ciccione no, Cristo. E poi da dove? Come hai fatto a vedere? Guarda, non ci credo. Scusa. Boom. Oh, che figura di merda, Sebastian. Ma io come fa a sopravvivere, sto deficiente panzone? Ad atmosfera direi che Zelast... Eh sì, Zelast... Vedete? Neanche a farlo apposta. Ad atmosfera direi che The Evil Within... E poi mi iniziano tutti e due con sto Ze... Vabbè. Atmosfera direi che The Evil Within ha vinto, perché... Anche qui ti mette una tensione addosso per quanto mi riguarda... Per quanto possa valere la mia... Per quanto possano valere le mie impressioni... ci sarà sicuramente, ragazzi. Anche qui, anche in questo livello, come in tutti gli altri, mi ha messo veramente così, da un momento all'altro. Molta tensione, devo dire.
Non è male giocare in stealth, soltanto che c'è un attimo la tensione della registrazione. Ok, farle prendere fuoco. Molto semplice. Perfetto, sparita proprio così. Ma guarda te, sto coglione. Ah, scusami, perché non l'hai preso? Porca troia. Sebastian, Seba, ma perché non me lo dai? Cristo, quello di prima l'ho one-shottato. Mignotta puttana. Guarda te, che cazzo mi tocca fare, Cristi Dio. Perfetto. Apri qua. È ancora vivo, ragazzi, non posso crederci. Colpo di fucile a pompa. In bocca. Porca troia, sti coglioni. No, porca puttana, povero Topino, lo stavo anche guardando. Vabbè, qua c'è un altro libretto. Diario di Sebastian Castellanos. Non ho più notizie di Myra da quando ho ricevuto il pacchetto. Ho paura di portare queste prove ai miei superiori. Ciò che Myra sospetta è orrendo. Potrebbe colpire vette. Potrebbero colpire vette di potere troppo alte, ma sono prove sufficienti a convincermi che la morte di Lily non è stato un incidente. Hanno finalmente considerato Myra come persona ufficialmente scomparsa, ma si rifiutano di coinvolgermi. Dicono che sono troppo coinvolto emotivamente, ma in realtà mi ritengono un sospettato. Le indagini sono ferme, ma per il bene della mia famiglia le continuerò da solo. Non ci credo. No, raga. Si segnala la scomparsa di Tatiana Gutierrez. Ecco il suo nome. Infermiera del Beckman Mental Hospital, scomparsa durante un turno di notte. Non sembra che abbia mai lasciato l'edificio. No. No, questo non lo accetto, ragazzi. Porca puttana, raga. Eccola lì. Non so perché, ma ho già capito. Dopo un po' che giochi a questo gioco, capisci come funzionano le cose. Quello sarà il nostro prossimo boss. Fusibile ad alto voltaggio, proveniente da una scatola elettrica. È intatto e funziona ancora. Devo per caso infilarla da qualche parte? Chi lo sa? Forse sì. Non sto qui a pettinare le cazzo di bambole. Qui su, perfetto. Non era visibilissima la scala. Andiamo un attimo piano, non vorrei incappare in qualche trappola del cazzo. Ok, qua brucio tutto un attimo e mi vado anche a riprendere i fiammiferi prima di restare senza. No, ragazzi, cioè devo infilarmi qua in mezzo. Qua mi ammazza, mi sfascia. Ehi. Cagato addosso, ragazzi. Ho l'impressione che ce ne siano tanti qua, eh. Io scappo. No, di qua no. Infila il fusibile. Perfetto. Questi sono terminati. E mo? Sono nella merda. Sono andato a merda, ragazzi. Sono morto. Quasi. Quasi morto. Prendi. No, 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 no. Molla là. Porca troia, ragazzi. Mi sa che questi devo farli secchi. Devo farli secchi. Devo farli secchi. Non posso. Non posso reggere. Non posso reggerli. Bruciali, bruciali, bruciali. Proviamo adesso. Sei lento, Sebastian. Troppo lento.
Brigati cazzo. Torniamo indietro perché l'acqua si è abbassata, se non sbaglio. Qua giù, qua giù, qua giù, qua giù. Forza, 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 forza. Ok, va bene, checkpoint, andiamo avanti. L'importante è che... Oh, figlia di Troia, muori, 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 muori. Ottimo, ottimo Sebi, buona la mira. Buona la mira. Non era facilissimo. Prepariamoci. Madonna, che cazzo che mi sputa in testa, mannaggia voi, che schifo. Quando uscirò da qua dovrò andare anche dal parrucchiere. Sono veramente una merda. Allora, qua bisogna fare un attimo un'opera di... come cazzo si dice? Conduzione. Allora, innanzitutto, visto che mi manca un pezzo, eccolo, perfetto. Ottimo. Ora posso dire che posso completare sta cazzata. Ok. Questo qua. E questo qua. Ci siamo? Elettricista provetto. Sto cazzo. Mi sa che non è mica andata bene, eh. Parte? Forza, mo, Sebastian. Cos'è? Ah, diventa anche trasparente? Boss fight? Subito così? Minchia, ero riuscito a far partire il... Cos'è, un polipo? Salve! Oh, porca troia. Buongiorno. Ok. È per caso già morta? No. Però ha mollato i suoi cazzo di piccolini. Era lì. Stavo per sparargli a sta troia. Ok. Mi lasci? Torni giù, dai. Torni giù, signorina. Torni giù che ho ancora un paio di proiettili giusti giusti. Ma vieni qua, puttana! Vieni, vieni, soffri, stronza! Non me ne fotto. Sebi? Cioè, boia, è tosta a morire, sta cagna, eh. È andata, cazzo. Porca troia. Quindi adesso posso farlo partire. Ok. Ci siamo. Direi che possiamo andare. Dove stiamo andando? Si sale fino a... cioè, perlomeno si sale. Che non è sempre detto. Perfetto. Dove siamo? Sicuro 100 euro c'è il fratello di Ruvik. Quanto c'è una Madonnina? L'ho trovata per caso. Ah, dovevo andare proprio qui. Va bene. Questo ha fatto proprio una brutta fine per quanto gli riguarda. Oh, porca puttana. Tu. Io. Sebastian? Stiamo sul pezzo. Ora? Cioè, you will. Ok, you will be dead. No. You will suffer. Perfetto. Ciao.
Va bene. Porca puttana. Forza, Sebi, forza. Forza, corri, corri, che ce la facciamo. Ma dove cazzo siamo finiti? Ma dove cazzo siamo finiti? Porca puttana. Sempre in questi posti brutti, cattivi. Chi c'è? Hai pubblicato ancora il mio lavoro a tuo nome. Pensavi non l'avrei scoperto. Io ti ho fatto un favore. Non hai le credenziali. Non ti pubblicherebbero mai su una rivista seria. Nessuno al mondo sa della tua esistenza. Oh, lo sapranno. Ti ho superato in modo che nemmeno immagini. Che importa? Ho ciò che mi serve. Manca solo la tua civiltà. Giusto. Per questo siamo qui. Siamo. Chi sono? Come oggi. Non puoi farcela senza di me. Esattamente. Oddio. Ruvik? Mi sa che fa un brutto. Oh santo cielo. Vuoi che provi pietà verso di te? Ancora, sta stronzata. Scusate, faccio una roba veloce perché sennò non posso stare qui tutto il giorno. Oh. Bravo Sebi. Manchi solo tu, fratello, eh. Perfetto. Sono andati. Ce ne sono degli altri? No. Ale. Botte, sangue, violenza, leale. Ottimo, perfetto. Il capitolo 14 è superato.